Buonasera a tutti e benvenuti alla night session di venerdì 28 luglio. Sono le 21.08 da voi, sono già le 23.08 da noi. E che cosa è successo dopo la scorsa night session? È successo che, a parte che ho scelto un posto un po' più in cui ci si vede un pochino meglio rispetto alla piscina di ieri, ma soprattutto abbiamo avuto il rimbalzo esattamente in 44esima barra, come vi dicevo. Rimettiamolo da qua. Questa è la perfezione che adoro dei cicli. 44 barre, non 45, non 43, ok. Vi avevo detto che si poteva ricominciare a salire ed andare verso la media mobile a 50 periodi. Che cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo incocciato un'altra cosa, poi siamo un pochino scesi e poi siamo andati ben oltre la media mobile a 50 periodi. Siamo andati fino a quella 200 e abbiamo provato ad andare in rottura. Abbiamo fatto quindi che cosa? Fatto partire il quarto T-3 esattamente come vi dicevo e l'abbiamo fatto partire prima in modo blando, in modo che magari si potesse pensare subito di andare a ribasso, ma poi vincolo sul secondo T-3 inverso, oppure sul 1, 2, 3, 4, quinto T-3 inverso, oppure se non riusciremo ad arrivare almeno qui sopra, come da manuale, a 29.578 dollari, sapete bene che cosa si rischia sempre tra un T-1 e un T-1 inversi. Ok? Quindi attenzione, non diamo mai nulla per scontato. Soprattutto, che cosa faremo a questo punto? Aggiorneremo il livello che ci interessa valutare per eventualmente valutare uno short. Qui avevamo messo questo. Se si fosse scesi sotto, potevamo andare short. Non si è scesi sotto, anzi ci si è vincolati l'inverso e quindi salite. Perfetto. Adesso però mettiamo a punto il nuovo allarme a 29.242 dollari. 242 dollari, ok. Spero che la connessione regga perché continua ad essere estremamente ballerina e quindi si fa come si può e sono in vacanza soprattutto. In ogni caso, vediamo se qui reggeremo per almeno altre 5 candele e se reggeremo per altre 5 candele sopra questo minimo. A quel punto avremo effettivamente la possibilità di andare a target su questo massimo a 29.578. 29. Chiusura T-2I. Ok. Ribadisco, qui o qui è partito un nuovo settimanale inverso. Purtroppo per le regole non abbiamo una dissipazione del dubbio, ma attenzione, se fosse già partito da prima, noi saremmo oltre la condizione minima per la chiusura del settimanale inverso. Da qui potrebbe essere partito qualcosa di più, viceversa, se da qui fosse partito un nuovo settimanale inverso, avremmo semplicemente un 2, 3, 4, un quinto T-3 inverso, oppure appunto un raccordo tra T-1 inversi. Come fare a dipanare la matassa? 1. Come di consueto andiamo a prenderci anche il grafico giornaliero, che vi faccio vedere che è molto differente rispetto a quello di Ethereum. Su Ethereum non abbiamo mai violato questo massimo fatto quanto tempo fa? Fatto 16.4. E oltretutto hanno fatto una cosa fantastica da qui a qui, che come sapete 78 barre si inserisce in un trimestrale inverso. Poi si sono sparati un raccordo per far finta che un mensile inverso si fosse vincolato a farci salire di prezzi e tornare sopra questi massimi, come su Bitcoin, e invece discesa. Discesa oltretutto, chiuso un T più 3 inverso, ovvero un trimestrale inverso, dopo un raccordo inverso perfetto di grado T inverso, con un altro trimestrale inverso, sia per swing che per tempo. 15 barre sotto un massimo,
ma anche soltanto 12, è un TP1 che lancia, ovvero un bisettimanale che lancia un trimestrale. Per questo motivo attenzione a questo minimo, ok? E se dovessimo riportare le cose, come vi dicevo, su Bitcoin, anche qui attenzione a questo livello di minimo. Perché? Perché ci stanno facendo penare per capire se da qui è iniziato che cosa? Il mensile dove è arrivato? E può avere già chiuso o è in chiusura che cosa? Il bisettimanale inverso, e siamo pronti quindi a scendere? Siamo pronti quindi a fare una cosa di questo tipo? Baffo e discesa, ma baffo anche piccolo, comunque. Perché qui abbiamo già una condizione necessaria e sufficiente, ma se fosse partito da qui il nuovo T inverso, abbiamo bisogno ancora di un po' di salita, almeno un paio di giorni di salita, chiudere il baffo del TP1 e poi ritornare a scendere. E guardate che lateralità c'è per non farci decidere e per farci sbagliare. Spero di avervi dato tante informazioni interessanti, il tempo stringe, la connessione spero che tenga, vi ringrazio per il vostro tempo e se apprezzate il fatto che anche durante le vacanze alle Seychelles dedico del tempo per Bitcoin e per questa analisi, mettete un bel like e ci vediamo la prossima serata, anzi in realtà domani mattina, perché con 2 ore di anticipo noi ci svegliamo sull'Italia, quindi posso fare un po' di lavoro magari sempre a bordo piscina prima di incominciare la giornata, andare a fare colazione e poi finalmente tornare a nuotare nell'Oceano Indiano. Buona serata a tutti!